Allora, in questa clip volevo continuare a parlare della carta di questo album della Claire Fontaine che è consigliato per acquerello. E volevo mostrare la realizzazione di due acquerelli, uno fatto usando questa carta per l'appunto e uno fatto invece usando la carta della Canson. La differenza qual è? La differenza è che questa carta è pura cellulosa, mentre la carta della Canson è 100% cotone. Questo è, c'è scritto anche qui, c'è scritto qua dietro, 100% cellulosa e invece la carta da canson è 100% puro cotone. C'è una differenza anche di grammatura. Queste sono 300 e quella della canson 360. Sembra poco, in realtà si sente molto la differenza. E si vede anche, adesso vi mostro. Allora, senza non andare, mi arrischio a far vedere questo dipinto. È un'esercitazione, mi raccomando, tenete conto di questo. Anche perché non sono stata lì tanto precisa. Bugia, ho fatto anche il tutorial, ma vabbè. Insomma, allora, questa è questo è il dipinto fatto con la carta 100% cellulosa. Ed è questo. Che magari visto così potrebbe anche sembrare decente. In realtà, fidatevi che guardate, si vede anche chiaramente che è lucida. Questo invece è il dipinto fatto con la carta più buona. Allora, forse in camera non si nota, però i colori sembrano idee, cioè sono gli stessi, però dal vivo in qu questo qui fatto con la carta cellulosa ha dei colori che sono bruttissimi, perché sono finti, sono, non so, sono venuti proprio brutti. I verdi sono più sparati, più fosforescenti. Invece questa ha dei colori già un pelino più naturali. Comunque, quello che ci tenevo io a far vedere è da vicino l'effetto macchiazza che fa sta carta qua. Che però, allora, intanto è proprio lucida. Non, in certi punti, non lo so, allora, siccome io suppongo questo, siccome la carta di cellulosa non assorbe bene l'acquerello, intanto si vede bene che è imbarcatissima. E questa era incollata, attaccata con lo scotch, non è che io dipingo così, le attacco come l'altra, però l'altra è rimasta dritta, questa, cioè è bella, vabbè. Siccome non assorbe bene, praticamente cosa succede? Che il colore si deposita soltanto sui primi strati, quindi no, non viene assorbito dalla carta. E siccome l'acquerello ha come elegante ha la gomma arabica o la gomma di Cordofan, si chiama Cordofan? No, sì, Cordofan. Vabbè. Comunque, di solito è la gomma arabica. È una gomma, quindi è una sostanza gommosa. E infatti si vede che rimane lucido. In certi punti rimane lucido. Non lo so. Mentre questa cosa qui, che però non so se si riesce a vedere. Forse si vede bene con i verdi. Sì, si vede. Fa luce. Questa cosa qui non succede. Non succede con la carta bella. E soprattutto è molto più omogeneo, è molto più omogeneo il risultato. Macchiazza. Insomma, vabbè, forse non si è visto bene, comunque dal vivo è proprio brutto l'effetto di questa carta. Soprattutto anche l'albero qui, proprio, non so. Cioè, non così da vomitare, ecco, però non è professionale, ecco. Quindi questa carta qua per esercitarsi va più che bene, perché non abbiamo paura di buttarne via tanta e comunque vengono fuori dai delle cose così, esercitazioni, però ad uso professionale non la utilizzerei, ecco. Tutto qua. Alla prossima!